Eugenio Colla, direttore artistico della compagnia dei Colla, la famosa compagnia di marionette. Oggi presentate la nuova stagione, ci riassume, diciamo, quali sono gli spettacoli principali? Ma dunque, gli spettacoli sono quelli della stagione che abbiamo già presentato a Milano e che riprendiamo, che sono esattamente il Giustino di Handel, che è una nuova produzione nata per la Germania, la Lampada di Aladino, Ali Baba e il Pifferaio Magico. E per ultimo, al Piccolo Teatro, andremo in scena con Il Sogno di una Notte di Mezz'estate, nella nuova riduzione che io ho fatto per le marionette. Ma credo che la notizia più interessante per i milanesi è che il Comune ci ha affidato una palazzina dell'ex Ansaldo per costituire il Museo delle Marionette di Milano. Quando si aprirà questo museo, avete già un'idea? Penso verso la fine di novembre, quando avremo traslocato tutti i materiali, mentre la sede teatrale rimarrà comunque in via Montegani. La particolarità del museo è che oltre a visitare i materiali in esposizione si potranno visitare i laboratori artigianali che ripetono la sapienza antica ottocentesca su cui è nata la tradizione marionetta della Carlo Colla e figli. Nell'epoca dei social, in questi anni avete riscontrato che le marionette sono ancora apprezzate dai milanesi, la tradizione è rimasta? Ma devo dire che le marionette rimangono una carta vincente in un'epoca altamente tecnologica, perché fanno ancora sognare, danno l'illusione e giocano sulla fantasia del pubblico, non soltanto quello dei ragazzi ma anche delle persone adulte.